scelte nette. Penso che bisogna costruire subito una riunione delle leadership europee che sospenda quel trattato, che tra l'altro è costruito anche in violazione dei diritti umani, perché non sappiamo se i migranti che arrivano in Turchia fanno la stessa fine dei dissidenti politici. Occorre dire subito che non si procede alla liberalizzazione dei visti e occorre fare una pressione economica e diplomatica molto più forte nei confronti di quella leadership turca che si sta rivelando incompatibile con i principi dell'Unione Europea. Grazie collega Scotto, passiamo all'interrogazione numero 32401 dei deputati Rampelli ed altri, concernente iniziative anche normative volte a prevenire e contrastare la minaccia terroristica proveniente dall'islamismo radicale. Il deputato La Russa ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente. La nostra interrogazione, signor Ministro degli Interni, parte, ahimè, dai fatti dolorosi di questi ultimi giorni, di queste settimane. Per non andare troppo indietro, partiamo da Nizza, ma anche da quello che è successo in Germania, in Inghilterra, dove è evidente che accanto a atti terroristici ben organizzati dall'ISIS c'è anche un crescendo di iniziative di singoli, certamente spinti ad atti terroristici da una predicazione estremista dell'Islam, se vogliamo chiamarla integralista dell'Islam. Allora le chiediamo, premesso che lei ha fatto bene, ma vorrei che me lo confermasse, a dire che occorre rilanciare la missione Strade Sicure, vorrei sapere quali iniziative intende promuovere il governo per anticipare questi fatti e mettere in sicurezza per quanto possibile i cittadini. La ringrazio, la parola al Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ringrazio Presidente La Russa per il quesito che mi ha posto. Noi siamo un paese che combatte il terrorismo internazionale unito ad una coalizione mondiale sin dalla caduta delle Torri Gemelle, e in questa veste siamo esposti al rischio terrorismo come altri paesi. Viviamo in un tempo della storia in cui purtroppo la drammatica cronologia del terrore dal 2001 ad oggi dimostra che non esiste nessun paese a rischio zero. Già in anni passati, e ricordo bene nel dire che l'iniziativa fu proprio dell'allora ministro Ignazio La Russa, il presidio di obiettivi sensibili e di luoghi fissi, di tanti obiettivi sensibili, fu affidato ai militari. Noi abbiamo ampliato lo spettro di quell'intervento, lo abbiamo confermato e rilanciato, lo spettro di quell'intervento, e oggi sono 7.050 i nostri militari impegnati nel presidio di obiettivi sensibili. Qual è la forza di questa iniziativa?